innanzitutto sono molto emozionato, onorato e lusingato per questo riconoscimento che voglio dedicare prima di tutto a Emanuele che mi supporta. Mi supporta e mi sopporta per tanti anni e poi naturalmente il naturale all'Istituto Mario Negri. L'Istituto Mario Negri è un ente indipendente, che è uno scopo di lucro, una fondazione, che oggi nel CIM di Milano di Bergamo ospita circa 700 ricercatori che sono dedicati agli studi fondamentalmente di farmacologia nel campo delle malattie cardiocircolatorie, neuroscienze, malattie tumorali e malattie renali, nonché a tutti i problemi che sono legati agli studi delle malattie rare. Sono circa 7.000 giorni che in questi 55 anni sono passati attraverso l'istituto, hanno avuto una formazione pluriennale, molti di questi sono in Italia, altri purtroppo sono all'estero, andare all'estero va bene, l'importante poi è ritornare e poter dare il proprio contributo al nostro paese. Oggi la ricerca deve essere considerata un investimento, non è una spesa. Tutti sono concordi nel fatto che un paese che non investa in ricerca non ha futuro. Perché senza ricerca non c'è innovazione, non ci sono prodotti ad alto valore aggiunto e quindi c'è una tendenza purtroppo al declino. E noi in Italia, provendo particolarmente in Lombardia, molte eccellenze, provendo certamente dei ricercatori che stanno a pari come produttività rispetto agli ricercatori di altri paesi, manchiamo però di masse critiche. Oggi la ricerca si fa certamente con gli buoni cervelli, i cervelli sono ovviamente fondamentali, ma i cervelli se non si uniscono in masse critiche non possono contribuire in modo significativo agli sviluppi. Sviluppi che hanno bisogno non soltanto di cervelli ma hanno bisogno di strutture. Io credo che questo sia uno dei problemi importanti, se posso dare un suggerimento. Noi abbiamo bisogno di far sì che i nostri laboratori abbiano attrezzature e strutture informatiche e statistiche che siano adeguate ai tempi. Purtroppo non le abbiamo e quindi abbiamo grandi difficoltà per quanto riguarda la competizione, non soltanto a livello europeo, ma naturalmente anche come deve essere a livello mondiale. Abbiamo bisogno di avere più flessibilità nelle posizioni che possiamo dare ai ricercatori perché i progetti di ricerca hanno bisogno di gente specializzata, quindi occorre avere flessibilità nel mantenere i ricercatori per uno, due, tre anni, ma molto spesso non per tutta la vita perché non avrebbe alcun significato. E abbiamo bisogno anche di più fondi, perché non dimentichiamo che la Germania quest'anno spenderà il 3,5% del suo prodotto interno lordo per la ricerca e l'Italia dice di spendere l'1,2%, ma non è vero, perché in realtà non si sa quando le risorse arrivano e il non avere le certezze nel campo della ricerca è molto difficile. Qui in Lombardia naturalmente abbiamo una situazione molto migliore, abbiamo un interesse molto migliore, ma invito il Consiglio veramente a fare di più. Abbiamo bisogno che sia fatto di più se vogliamo essere competitivi. Avremo questa fortuna di avere Tecnopolis da noi, siamo entusiasti di questo, però attenzione che non sia una cattedrale nel deserto. Cioè dobbiamo fare in modo che a questa struttura corrisponda un tessuto regionale di adeguata valenza, altrimenti rischiamo di perdere, di mettere tutti i nostri migliori ricercatori in un solo posto e perdiamo naturalmente la molteplicità delle idee che invece è un aspetto molto fondamentale. Quindi grazie per questo riconoscimento, è un grande impulso
e deve essere anche un grande impegno a fare sempre di più e sempre dalla parte dei malati. Grazie.